Ciao a tutti ragazzi, buonasera, ben ritrovati, ben ritornati. State uscendo da lavoro, state tornando a casa da una giornata di studio, non lo so, o magari vi siete appena svegliati perché avete i turni, non lo so, può essere qualsiasi cosa. Sono ancora qui con voi, voglio chiacchierare insieme a voi, voglio parlare di un argomento che comunque avevo già citato, quindi sapevate che saremmo arrivati qua. Oggi andiamo su un binario differente rispetto a quelli degli ultimi video, dato che a quanto pare Massimiliano Allegri rimarrà allenatore della Juventus in questo momento. Io avevo fatto la mia previsione, no? Ve l'avevo fatta nel video in cui parlavo degli altri allenatori post Allegri e ho detto che mi immaginavo una scelta alla Montero, che però non avrei condiviso, come tra virgolette traghettatore, per poi buttarsi su Antonio Conte a giugno, dato che poteva svincolarsi dal Tottenham, dato che il contratto andava in scadenza. Tra l'altro di Conte si sta parlando nelle ultime ore, però dato che non è ancora una notizia che ha dei risvolti di un certo tipo, vorrei lasciarla da parte, quindi vorrei parlare invece di Massimiliano Allegri e di quello che sarà il futuro della Juventus con Massimiliano Allegri, perché si ricomincia, si riparte e sarà una partenza anche abbastanza forte. Se vogliamo, cerchiamo di ragionare tutti insieme. Prima di tutto però vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio un link dove potrete andare ad acquistare dei prodotti ufficiali Juventus. Se volete aggrapparvi con forza all'idea che la squadra vada sostenuta anche nei momenti di difficoltà, ci sono tantissimi prodotti e questo è il mio preferito, ve lo sto facendo vedere tante volte. Tra l'altro c'è anche la sua versione più piccola, quindi mini speaker, guardate che bello. Cioè potete rispondere alla chiamata, riprodurre la musica con questo mini speaker con scritto Juventus col logo sopra, oppure con la palla da calcio. Poi ci sono tantissimi altri prodotti, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, fateci un salto perché veramente sono cosine simpatiche e che vanno ad inquadrarsi perfettamente nel nostro modo di tifare da Juventus e di vivere la vita in bianco e nero, che in questo momento è molto complicato. Molto complicato, non ve lo nascondo. Ho già dato per sbaglio un'occhiata al calendario, per sbaglio fino a un certo punto, perché volevo cercare di incastrare alcune cose, volevo anche ragionare sulla possibilità di andare allo stadio nella partita di Champions, perché noi torneremo a giocare contro il Bologna e quindi avremo questa partita, mi pare, il 2 di ottobre, se ben ricordo. E poi mercoledì 5 dovrebbe esserci la partita contro il Maccabi Haifa, quindi all'Allianz Stadium di Champions, partita veramente da dentro fuori, e se non vinci in casa tua col Maccabi sei obbligato, destinato ad attaccarti, non vi dico nemmeno dove. E poi c'è un'altra partita molto difficile, che è quella col Milan, che si giocherà invece l'8, sabato 8, quindi capite bene che appena riprenderemo ci sarà Bologna, che è una sfida che sembra facile sulla carta ma probabilmente non lo è, dentro fuori dalla Champions, e squadra campione d'Italia da andare a affrontare a San Siro in casa loro. Quindi ecco, è una settimana, perché si parla tutto condensato in 7 giorni, veramente importante, veramente piena, veramente decisiva nel vero senso della parola. E allora la domanda che mi sono fatto è: come dovrà approcciarla Massimiliano Allegri questa pausa delle nazionali per iniziare a ragionare, a preparare la sua Juventus 2.0? Nemmeno, perché la 2.0 era quella dell'anno scorso, poi c'è stata la 2.1 che è stato il mercato di riparazione con l'acquisto di Vlahovic e Zaccaria. Se vogliamo, questa è la 3, è la 2.2, quindi la 2.4. Me la immagino come una sorta di Juventus 2.4. Bisognerà cambiare diverse cose. Abbiamo parlato del discorso relativo ai preparatori atletici, abbiamo parlato del discorso relativo alla preparazione. Tra l'altro un ragazzo che studia scienze motorie si è offerto volontario anche di raccontarci un po' di quello che ha studiato, e la prossima settimana ve lo porterò sul canale, faremo una bella chiacchierata insieme a lui, perché tante volte vi ho detto: io ragazzi arrivo fino a lì, vi posso parlare di un'esperienza amatoriale, di un'esperienza agonistica di bassissimo livello, non posso parlarvi né sotto il punto di vista dello studio, perché non ho mai studiato queste cose, né ovviamente sotto il punto di vista della qualità, del livello che si alza. E invece parlare con qualcuno che di queste cose ne mastica, secondo me sarà molto interessante, perché mi ha fatto notare alcune cose che non sono prettamente logiche, che ha osservato ovviamente nel percorso di crescita della Juventus. Quindi prossima settimana magari vi porterò anche questo contenuto, tra l'altro abbastanza inedito e secondo me molto interessante, anche per chi come me veramente si mette nella parte di sono ignorante, quindi di queste cose non posso parlarne. Con Davom l'altro giorno abbiamo fatto una chiacchierata sul suo canale e la chiacchierata finiva con una sua domanda, e cioè: io sono ancora
per continuare con Allegri, però se si continua con Allegri così non si può andare avanti. Secondo te che cosa bisogna modificare in caso di conferma di Massimiliano Allegri in panchina? E siamo proprio in questa zona qua, no? Sono tanti concetti che io ho già espresso nell'arco di questo ultimo anno e che adesso vanno a massimizzarsi al 100%. Perché per quanto mi riguarda Massimiliano Allegri è un miracolato per avere anche quest'altra occasione. Perché già solitamente non è facile che un allenatore torni sulla panchina della Juventus. Allegri è tornato sulla panchina della Juventus perché aveva conservato quello status di vincente dopo due anni di nulla cosmico, in cui per sua stessa ammissione comunque non si era nemmeno troppo interessato al calcio, in cui il calcio era cambiato radicalmente anche solo per il concetto dei cinque cambi. E lui sui tre cambi aveva sempre avuto anche quello sprint, quella forza in più, quella panchina lunga, anche certo, bisogna riconoscerlo, ma anche quella lettura interessante della partita che riusciva a cambiartela. Con i cinque cambi l'anno scorso è stato disastroso, e la prima partita che fa con i cinque cambi Allegri, quindi Udinese-Juve 2-2, ecco, al di là delle cappelle di Szczęsny che ci sono state ed è stato evidente, Allegri stesso ha ammesso aver fatto casino con i cambi. Infatti ricordo che le mie prime pagelle del ritorno di Allegri sono: Allegri fa casino con i cambi. Non mi era piaciuto per niente la sua gestione della panchina. Speravo, pensavo potesse essere un caso isolato, no, questa cosa è continuata. Quindi intanto vorrei focalizzarmi lì, vorrei focalizzarmi sul discorso dei cambi. È ovvio che oggi è un discorso un po' troppo ottimistico, ma oggi probabilmente un discorso troppo ottimistico anche soltanto ragionare sul Allegri secondo me sta sbagliando a mettere in campo la squadra, perché sempre con Davo avevamo ragionato sul creare un contenuto in cui parlavamo dei pregi della difesa 3 contro i pregi della difesa 4 in questa finestra di pausa. Ora non so se vorremmo ancora farlo, perché è stata una sua idea, quindi se vorrà farlo ne parleremo. Però io oggi come oggi non posso pensare che il problema della Juventus sia giocare con il 4-3-3, giocare con il 3-5-2, giocare con un trequartista, giocare con rombo, giocare con due esterni, giocare con due esterni più larghi, due più stretti, la sua posizione. Cioè non è quello, non è il modulo, non può essere il modulo. Oggi il problema della Juventus non è il modulo, cioè mettiamocela via. Oggi il problema della Juventus è un problema di mentalità. E quello che dice Zaccaria, che avevo parzialmente iniziato a raccontare stamattina nell'altro video che vi invito ad andarvi a rivedere, perché si parla anche del comunicato sulla curva, comunicato che ha distrutto letteralmente Leonardo Bonucci. Ecco, quello che dice Zaccaria è importante, è interessante e va a posizionarsi esattamente dentro il concetto chiave, secondo me, del discorso. In cosa è brava questa Juve? Questa è la domanda che vi rivolgo. Avete anche qualche secondo, se volete, per mettere in pausa il video, ragionarci e poi rifare play, perché ve la racconto io. Quando torna Allegri e quindi eredita la squadra di Andrea Pirlo, io vi dico: il punto forte di questa Juventus sono le ripartenze, gli uno contro uno sull'esterno, andare a giocarsela lì per poi mettere dei palloni in mezzo e cercare di far gol in quel modo, perché non siamo dei palleggiatori, non abbiamo un centrocampo di palleggiatori, ma abbiamo dei giocatori molto bravi nell'uno contro uno sull'esterno: Chiesa, Cuadrado, Kulusevski, magari me ne sfuggono altri, però principalmente questi tre. E io ragionavo su una Juventus schierata col 4-4-2 puro, non storto, per sfruttare appunto queste cose qua. Ah, c'era anche Bernardeschi che era il quarto esterno, perché la batteria di esterni completa era quella lì. Che comunque, sai, hai due titolari, due riserve, due che giocano a destra, due che giocano a sinistra, ci stava, perfetto, benissimo. Oggi non hai più quella Juve, perché Kulusevski non ce l'hai più, Bernardeschi non ce l'hai più, Chiesa c'ha il crociato rotto e chissà come torna, Cuadrado non è più quel giocatore, non è più nemmeno Morata, che era un giocatore da contropiede, non è più nemmeno Cristiano Ronaldo, che era un giocatore che forse si esaltava anche, no, all'interno di un certo contesto. Quindi è cambiato tutto, non è più quella Juventus, non è nemmeno più quel centrocampo, perché da quel centrocampo che aveva Pirlo, quindi Ramsey, Bentancur, Arthur, Rabiot e McKennie, cioè questi cinque nomi al centrocampo fanno pensare che cazzo di centrocampo aveva poverino Pirlo. Poi è vero, aveva Ronaldo, aveva Chiesa, aveva Kulusevski, c'erano altri punti di forza, però oggi il centrocampo è diverso. Paredes è un giocatore che la palla la sa trattare, Locatelli è un giocatore che la palla la sa trattare, Miretti e Fagioli sono due giovani che la palla la sanno trattare, cioè sono tutti giocatori comunque di un certo punto di vista tecnico che possano funzionare. Rabiot e McKennie sono più fisici, se vogliamo sono meno tecnici. Mi sfugge sicuramente qualcuno, vabbè, Pogba, che però in questo momento è fuori, però anche lui è un giocatore che la palla la sa trattare.
Davanti Di Maria è un giocatore che la palla la sa trattare, Kostic è un giocatore che la palla la sa trattare, Vlahovic e Milik sono due attaccanti che il pallone lo sanno trattare, forse più Milik che Vlahovic in questo momento. Però non sei una squadra a ripartenza, perché chi riparte? Come facciamo a ripartire? Secondo me siamo scarsissimi nelle ripartenze. E già questa è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione, però capiamo bene che siamo passati da una squadra che aveva delle caratteristiche a una squadra che ne ha delle altre. E quindi di conseguenza noi stiamo ragionando, non possiamo più puntare su un certo tipo di approccio alla partita, dobbiamo puntare su un altro tipo di approccio alla partita e quindi magari arrivarci con più palleggio. Bene, il punto è proprio questo. Massimiliano Allegri, da quando arriva l'anno scorso ad oggi, non ha mai messo in discussione il suo approccio al calcio, che poteva funzionare e ha funzionato con altre Juventus. Io ho questo concetto legato alla difesa, ragazzi, che guardate, fino in punto di morte sarò convinto di questa cosa. Il calcio di Allegri è stato efficace nel primo ciclo alla Juventus perché aveva i giocatori perfetti, perfetti per far esprimere al meglio quel tipo di calcio. E quali sono questi calciatori perfetti che ci sono stati praticamente dal giorno 1 di Massimiliano Allegri al giorno 0, al giorno 1000 di Massimiliano Allegri, quindi l'ultimo giorno di Massimiliano Allegri sulla panchina di Juventus per il primo ciclo? Pensateci un attimo, perché non ce ne sono stati tanti che ci sono rimasti sempre. La squadra è sempre cambiata, passi da Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio a centrocampo, con Tevez e Morata davanti, ad Alexandre Cuadrado sugli esterni, con il passaggio a Dani Alves, Dybala, Higuain, Khedira, Pjanic. Queste cose sono sempre cambiate. Ronaldo stesso, Matuidi, Emre Can, Cancelo. Queste cose sono sempre cambiate. Gli esterni, gli attaccanti, i centrocampisti sono sempre cambiati. Una cosa sola è sempre rimasta la stessa nel primo ciclo di Allegri, che ha portato Allegri ad esaltare il suo approccio alla squadra e a conquistare quei risultati. E qual è stato? Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. La BBC. La BBC, che è partita ai massimi livelli, perché il primo anno di Allegri la BBC era nel suo massimo splendore, forgiata da Antonio Conte e dato anche un certo senso di continuità da Massimiliano Allegri, mi viene da dire soprattutto nel secondo anno, quando si parte male poi si fa quella rimonta incredibile dove si fa il record di imbattibilità di Buffon, si fa il record di vittorie consecutive. Quella squadra lì viaggiava col pilota automatico perché era stata forgiata da Antonio Conte e forse migliorata da Massimiliano Allegri, sicuramente nei singoli dalla società, ma anche per l'impronta che era stata data. Quindi veramente lì secondo me siamo arrivati a un punto per la BBC clamoroso. E poi pian piano, ovviamente, alcuni giocatori, un po' più acciaccati, un po' meno acciaccati, mi viene in mente Barzagli, finisce la carriera, no? Con l'ultimo Allegri. Bonucci, c'è un anno che va al Milan, viene sostituito da Benatia. Chiellini, secondo me, ha fatto anche un bel percorso di crescita verso l'alto, che poi è degenerato nell'ultimo anno con un Chiellini, negli ultimi due in realtà, forse due e mezzo, con un Chiellini che dava verso la fine della carriera, quindi per forza di cose seguiva l'esempio di Barzagli. Però quei giocatori lì non sono cambiati mai, quindi davvero io sono convinto che anche in punto di morte sarò convinto di questa cosa qui, perché finché hai una difesa che a livello individuale ha dei calciatori che te la tengono su, tu puoi anche farli venire addosso, puoi farli venire dentro l'area, che poi tu recuperi un pallone, c'hai Dani Alves, c'hai Cancelo, c'hai Cuadrado, c'hai Alexandro quando ancora stavano bene, non questi che sono le brutte copie di quei giocatori, ma quando ancora stavano bene, hai lo stesso lancio lungo su Mandzukic e poi c'hai la tecnica dei Dybala, dei Pjanic, dei Pirlo. È ovvio che se tu ti copri bene e hai la possibilità di fare uscire una palla o lunga su Mandzukic o in ripartenza con queste esterne che abbiamo detto, o tecnicamente per il regista, quindi Pirlo o Pjanic, oppure con la mezza punta di qualità che è Dybala, che ti portano su questa palla, tu sei in grado anche di giocare in un bunker, con davvero un boost davanti alla porta, perché la palla sei sicuro che là ci arriva. Oggi la palla non ci arriva, ma non ci arriva oggi, non ci arriva dal giorno 1 di Allegri. E questa è una squadra molto più di palleggio. Però se siamo una squadra molto più di palleggio e stiamo rintanati nella nostra area, facciamo arrivare i giocatori sempre vicini alla nostra area, quindi sottoponiamo la difesa a stress, non ci sono le individualità forti del passato, quindi molto più probabile fare un errore che può procurare anche un calcio di rigore. È ovvio che tu la fase difensiva non la stai facendo bene, stai solamente difendendo in tanti, non stai difendendo bene.
anche questo fatto di tirarteli sempre vicino all'area di rigore e quindi lasciare passività nella fase di non possesso è una cosa negativa che, attenzione, non è sempre valida, perché ribadisco, se tu fai una fase di non possesso densa e passiva, però cazzo, a un certo punto tu fai un bel break fatto bene a centrocampo perché hai un giocatore che è un recuperatore di palloni nato, quella palla te la recupera sempre e sei bravissimo a ripartire. Difesa contropiede, gioco più vecchio del mondo, può essere anche efficace, dipende dal livello della squadra, dipende da come te la sei attrezzata questa squadra. Però noi non siamo questo, noi non ripartiamo. Noi quando recuperiamo il pallone facciamo una transizione molto lenta, difensiva, facciamo in modo di rimetterci a posto noi, ma nel frattempo diamo il tempo agli altri di rimettersi a posto. Questa è la cosa che mi fa impazzire di Massimiliano Allegri, che non si sta accorgendo che questa squadra e la squadra l'anno scorso non potevano assolutamente essere confrontate con quelle del passato, ma non solo per livello, anche, forse soprattutto, ma per caratteristiche della squadra. Quindi tu ti stai facendo andare bene, utilizzare la tua idea, perché in passato ha funzionato, con una squadra che probabilmente quell'idea non la può sostenere. Tiro fuori un altro vecchio concetto, che è quello di Maurizio Sarri. Quando Sarri dice squadra inallenabile, la risposta che mi do col seno di poi negli anni sono passati è che per quello che chiedeva Sarri quella squadra fosse inallenabile. Perché non puoi chiedere a Dybala, Ronaldo, Higuain, quell'Higuain di fine carriera all'interno di quel contesto, ai Cuadrado, che sono giocatori che vivono di giocate individuali, di essere incastrati completamente all'interno di una chiave tattica. Infatti cosa diceva Sarri? Nei primi 70 metri do un principio di schema, negli ultimi 70 metri do più libertà, perché ho dei giocatori che me la risolvano da soli. L'ha detto nell'intervista 1 di presentazione alla Juventus, e lì lui aveva già chiaro in mente che squadra stava andando ad allenare. E come lo vince Sarri lo scudetto? Dando libertà completa ai giocatori, 4-4-2 con Matuidi da una parte, Bernardeschi dall'altra, perché Dybala e Ronaldo erano i due che facevano la differenza, te lo dovevano vincere loro lo scudetto, con Higuain che poteva subentrare, dare il cambio, con Douglas Costa che poteva subentrare, dare il cambio, però si arrende, squadra inallenabile. Certo, per quelli che erano i principi di Sarri, gli schemi di Sarri, probabilmente quella Juve non era fatta apposta, ma questo, anche questo lo stiamo dicendo ormai da anni, lo sappiamo, e per quello che avrei dato un altro anno a Sarri con una squadra fatta per Sarri. Questo è il passato, questo calciomercato che è stato fatto. Allora, se si voleva fare la squadra perfetta per Allegri, probabilmente si prendevano due difensori centrali davvero forti dietro e si prendevano anche forse almeno un altro terzino, in modo da poterla portare su questa palla. E allora qui mi viene da dire, perché rinnoviamo De Sciglio se poi non abbiamo la forza di prendere un altro terzino? Allora rinnoviamo De Sciglio perché non abbiamo la forza di prendere un altro terzino, però allora ci accontentiamo. Perché diamo via De Ligt e prendiamo solo Bremer quando è andato via pure Chiellini? Prendiamo Gatti, però Gatti non mi sembra che abbia tutta questa fiducia da parte dello staff. Addirittura ci ha giocato Rugani a Genova, quindi Rugani addirittura è stato promosso di una casella, mi viene da pensare questo, o siamo così positivi da pensare che Gatti oggi sia già pronto per essere come Chiellini l'anno scorso? Non lo so, però capite bene che a livello logico queste cose costano. E allora, se non hai la difesa ermetica di una volta, se non puoi più permetterti, perché Bonucci non è più quel Bonucci, perché Bremer non è né Chiellini né Barzagli, se De Ligt non difendeva come volevi te, d'accordo, ci sta a forgiare la squadra sull'idea dell'allenatore. Però l'allenatore a un certo punto, quando vede che quell'approccio non funziona più, deve mettersi in discussione. Che cosa deve fare Allegri oggi? Due cose principalmente, e una è la conseguenza dell'altra. La prima è mettersi in discussione, farsi un bagno di umiltà, perché, ribadisco, perché io oggi sono così tanto sull'Allegri out? Perché io vedo una squadra che non segue più l'allenatore, vedo una squadra che non è più interessata a seguire i dettami dell'allenatore, perché ha perso la fiducia, perché l'allenatore più volte a livello mediatico ha sbagliato le uscite e buttato la squadra nel fuoco per salvare se stesso. E questa cosa non va bene, perché poi i calciatori, i giornali li leggono, le interviste li ascoltano, e magari lo spogliatoio dice un'altra cosa, ma i giocatori quella roba l'hanno sentita e allora pensano: dov'è che è onesto quando parla in faccia a me, quando parla ai microfoni, quando dice che io non sono in grado perché aspetta quell'altro, quando dice che questa squadra sta facendo bene e in realtà stiamo facendo male, poi sottolinea per questi standard. Quindi cosa vuol dire? Che se è una squadra scarsa, queste cose danno fastidio poi, queste cose ai giocatori danno fastidio. E quindi Allegri deve farsi un bel bagno di umiltà e mettersi in discussione per ricreare il gruppo, ricrucire quello strappo. In questo momento la Juventus è una gamba con uno strappo
Cosa deve fare lo strappo per quando hai uno strappo muscolare? Cosa succede? Stai fermo perché? Perché deve formarsi la cicatrice. La Juventus in questo momento deve formare la cicatrice tra Allegri e la squadra. Questo è il punto numero uno. Se non si passa da questa cosa, non si va da nessuna parte. Quindi bagno di umiltà da parte di Massimiliano Allegri, proprio in prima persona, a livello personale, non a livello di allenatore, a livello personale. Io ho parlato negli anni scorsi perché vincevo, potevo parlare perché me lo meritavo. Oggi sto perdendo, la Juventus è una situazione critica, non è che la Juventus sta solo perdendo, la Juventus è una situazione critica, allora devo stare zitto e avere l'umiltà di capire che questa cosa che sto portando avanti in questo momento non sta funzionando e anzi sta creando un danno anche alla squadra, quindi bagno d'umiltà. Se Allegri non fa un passo indietro dal punto di vista delle dichiarazioni, dal punto di vista di vedere il calcio, non si va da nessuna parte. È impossibile che cambi qualcosa. Bisogna fare un passo indietro, forse due, e un bel bagno di umiltà. In seconda battuta, ricreato il gruppo, bisogna rendersi conto che quello che si sta mettendo in campo con questa squadra nello specifico non sta funzionando e che bisogna togliersi di dosso questa convinzione che la squadra forse prima di tutto deve non prendere gol, perché questa squadra qua non ha quell'individualità in difesa. Non è così brava nei singoli difesa come era una volta. Questa squadra qua è una squadra che quando va in avanti si esalta. I 20 minuti col Benfica iniziali sono bellissimi. I primi 45-50 con la Roma sono bellissimi. I primi 15 a Firenze con la Fiorentina sono bellissimi. Poi magari mi dimentico qualche azione col Sassuolo dove comunque hai rischiato, ma sei sempre andato in avanti. Il Sassuolo è la dimostrazione di quello che è questa squadra. Una squadra che rischia, perché col Sassuolo hai rischiato e tantissimo, ma una squadra che quando accetta di andare in avanti preoccupandosene zero del risultato e quindi preoccupandosene zero di poter subire qualcosa, allora la sua la può dire. E se non vai a castrare questa voglia di questa squadra di andare a fare gol, allora qualcosa in più arriva. Poi c'è un discorso atletico, c'è un discorso mentale, c'è un discorso di quello che volete. Ci sono tanti discorsi da fare. Però se dobbiamo ragionare sulle caratteristiche di questa Juve, sicuramente questa non è una squadra che devi difendere, perché se vado a pensare ai tre macro reparti, quindi difesa, centrocampo e attacco, vi dico, davanti abbiamo del potenziale. A centrocampo abbiamo sicuramente migliorato, e ve l'ho dimostrato facendo i nomi, rispetto agli altri anni, in difesa siamo peggiorati, è tanto. Probabilmente la difesa è il peggior reparto di questa Juve. E allora, se la difesa è il peggior reparto di questa Juve, io posso basare il mio gioco sul difensivo e quindi sul non prendere gol? Ma probabilmente no. Quello lì lo puoi fare quando hai giocatori veramente forti in rosa che ti permettono di mettere al freddo un risultato, anche se un risultato di solo 1-0. Perché sono giocatori così forti a livello di individualità che è clamoroso, perché all'interno di quel contesto che ormai vivono da anni si sentono a loro agio, è perché c'è personalità. È perché c'è personalità in tutti quei calciatori lì, che a modo loro sono leader per ragioni diverse. Oggi ci mancano queste cose, sia a livello di personalità, sia a livello di individualità, dietro. E allora basiamoci su tutto un altro tipo di gioco. Ma per fare questa cosa, torniamo indietro al punto principale, Allegri deve fare due passi indietro e un bagno di umiltà per non dimostrare che lui ce la può fare a riportare la Juve dove vuole, seguendo la linea che vuole lui. A me non me ne frega niente di vedere Allegri che vince con quel modo lì soltanto perché poi possa dire te l'avevo detto. Non me ne frega niente, mi interessa che la Juventus esca da questa melma. Per uscire da questa melma, un passo indietro, bagno di umiltà, ricucire il rapporto e capire che questa squadra non è più la squadra degli anni passati. Se non usciamo da questo cortocircuito, e sono discorsi che abbiamo già fatto tante tante volte, ma in questo momento sono essenziali da fare, perché se non lo fai adesso non lo fai mai più, perché significa completamente disastro, significa morire annegati, allora chiediamo baracca e burattini. Se Allegri invece sarà così intelligente da dire, sai cosa, va bene, me la metto via, non mi interessa, vado ad esaltare le caratteristiche di questa squadra, eccoci qua, possiamo ancora dire la nostra. La domanda che mi viene spontanea da fare in questo momento è: Massimiliano Allegri intanto farà questa cosa, cioè questo bagno di umiltà, questo passetto, li farà sì o no? E se li farà,
è in grado di farli, perché le caratteristiche che l'hanno reso vincente come allenatore non passano da questi presupposti. E probabilmente con quello che ci dice il campo e con queste ondate di nervosismo di squadra, questa voglia di dimostrare a targhe alterne, ci dice che questa squadra ha queste caratteristiche. Quindi queste sono le domande da porsi, questi sono gli interrogativi da farsi, queste sono le riflessioni con cui dovrà convivere Massimiliano Allegri proprio oggi. Poi se avete qualcos'altro in testa fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché sono curiosissimo di sapere la vostra opinione. La domanda che vi faccio è: rimane Massimiliano Allegri? D'accordo. Come ne esce da questa situazione? Le mie motivazioni ve le ho elencate proprio adesso. Sono curioso di leggere i vostri commenti.